Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti e i celebranti, cantiamo insieme Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello Spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo ed una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi ed il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio,
che ha creato il cielo e la terra. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, questo brano evangelico di Giovanni ci mette dinanzi una scena molto bella, molto intensa. È il momento in cui Gesù sta per esalare l'ultimo respiro e sta anche, nello stesso tempo, per consegnare alla Chiesa nascente, presente sotto la croce, nei panni di Maria e del discepolo amato, le primizie dello Spirito Santo. La frase evangelica, chinò il capo e consegnò lo Spirito, non significa soltanto che Gesù spirò, nel senso che morì, ma significa anche che consegnò lo Spirito. Le primizie dello Spirito Santo avvolsero sotto la croce Maria, la madre di Gesù che era presente, e il discepolo amato che la tradizione cattolica identifica con San Giovanni Evangelista. È un testamento che Gesù, prima di morire, consegna a Maria e al discepolo amato. In quel discepolo amato, il pensiero cattolico identifica tutta la Chiesa, tutti noi, tutti i discepoli di Cristo, che appunto ricevono da Gesù il mandato di rivolgersi a Maria come madre. Figlio, ecco tua madre. Ma nello stesso tempo Maria sotto la croce vivrà una nuova maternità. La prima maternità di Maria riguarda il figlio di Dio fatto carne. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Sappiamo che Maria disse il suo sì all'angelo annunziante e lo Spirito Santo la adombrò della sua presenza, così che avvenne il grande miracolo della incarnazione del Figlio di Dio. E così ebbe luogo la maternità divina di Maria. Sotto la croce Maria vivrà un'altra maternità. La prima senza le doglie del parto, vissuta in un'estasi di gioia. La seconda invece attraverso le doglie del parto. Perché Maria sotto la croce è la dolorata. Ma sotto la croce Maria assume un ruolo attivo.
non è soltanto colei che passivamente soffre perché il figlio soffre. Maria è attiva sotto la croce, partecipa in modo efficace dell'opera salvifica del figlio. E allora questa maternità qual è? È la maternità verso tutta l'umanità che passa attraverso la Chiesa. Maria sotto la croce diventerà madre della Chiesa. Figlio, ecco la tua madre. Perché madre? Madre perché genera. E genera nell'ordine della grazia. Sotto la croce Maria collabora per la redenzione di tutta l'umanità. E insieme allo Spirito che riceverà ci ha generato, ci genera alla vita della grazia, alla vita soprannaturale. Madre della Chiesa, madre della Divina Grazia. Ecco allora sotto la croce questo miracolo, la nuova maternità. Il Vangelo di Giovanni paragona la risurrezione di Cristo a un parto, il parto che una donna vive. La donna vive il parto nel dolore, ma poi quando nasce il figlio è pieno di gioia. È piena di gioia perché è venuto al mondo un uomo. Il passaggio di Cristo dalla morte alla risurrezione è descritto come un parto, ma questo parto è vissuto anche da Maria sotto la croce. Si passa a una nuova vita, a una nuova realtà, a una nuova creazione, alla creazione dei figli di Dio che riceveranno in Cristo le primizie dello Spirito, il battesimo. Ecco, questa realtà della maternità divina di Maria e la sua maternità verso la Chiesa si concretizzano quando nella Chiesa si amministrano i sacramenti, si celebrano i sacramenti, in particolare il sacramento del battesimo, il sacramento fondale della vita cristiana. Proprio in quel momento il battistero diventa il grembo di Maria e il grembo della Chiesa, dove nascono i figli di Dio. La Chiesa è anche il corpo mistico di Cristo. Maria ha dato alla luce non soltanto il capo, Cristo, ma anche le membra. E ancora oggi continua a fare questo, stando in mezzo ai credenti, collaborando con lo Spirito Santo. Ma c'è un altro aspetto che bisogna mettere in evidenza. Maria diventa madre sotto la croce nei dolori del parto. Ella unisce il suo cuore a quello di Cristo. Questo che cosa significa? Che significa che la sofferenza umana, unita a quella di Cristo, diventa feconda. Diventa feconda non soltanto per chi offre la propria sofferenza, ma diventa feconda anche per la Chiesa intera. Questo è la grande rivoluzione di Cristo, dare un senso alla sofferenza umana, unendola alla sua. E tutto questo mistero di Cristo, che discende dall'incarnazione del Figlio di Dio fino alla risurrezione, è un mistero che Maria Santissima ci invita a percorrere attraverso il Rosario. Ecco, qui a Fatima la Madonna si presenta come la Madonna del Rosario. Io sono la Madonna del Rosario. A Lourdes, io sono l'Immacolata Concezione. A Pompei, Bartolo Longo sente nel suo cuore una ispirazione divina, una locuzione interiore. Se cerchi salvezza, propaga il Rosario. Quindi, il Rosario è una preghiera particolare. Non è soltanto una preghiera semplice, ma nello stesso tempo è una preghiera contemplativa, dall'alto spessore contemplativo. Perché attraverso il Rosario Maria ci introduce nel suo cuore e ci comunica, per mezzo dell'azione dello Spirito Santo, tutti i misteri della vita di Cristo, del suo Figlio, che ella contempla risorto. Ecco perché il Rosario è conoscenza di Cristo.
ci unisce a Lui e nello stesso tempo ci trasforma in Maria. Il nostro cuore viene trasformato nel cuore di Maria, cioè si intensifica la nostra relazione con Maria Santissima. E quando la nostra relazione con Maria si intensifica, noi diventiamo sempre più veri cristiani, perché Maria è la perfetta cristificata. Allora vogliamo chiedere in questa celebrazione alla Madonna Santissima di accompagnarci nel nostro itinerario di fede. Prima ho detto che Maria è madre perché ci ha generato nello Spirito, ci ha generati nell'ordine della grazia, nella vita soprannaturale. Ma sappiamo, come dice il Concilio Vaticano II, che Maria, assunta in cielo, non ha deposto il suo ufficio di madre, ma sempre ella intercede per noi affinché in noi sia formato Cristo. Quindi la madre non soltanto genera, ma educa, accompagna, fa crescere i suoi figli. È questo che fa Maria per noi cristiani, e lo fa in modo particolare attraverso la preghiera del Rosario. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo fratelli Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annunciano la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino e i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, Madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto è me, benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia.
grazia di venire nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto è me, benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il suo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, Santa Cecilia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo ora gli oggetti religiosi che avete con voi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne fanno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelle.
di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi a Gesù. Ave